Sindaco Paola Villa, una conferenza stampa per fare il punto sugli ultimi preparativi per questo D-Day in programma domenica. Lei ancora ha richiesto, ha rinnovato la collaborazione massima a tanti formiani, che sono ben 16.000, che domenica per alcune ore dovranno lasciare le proprie abitazioni e anche le proprie attività anche produttive e economiche. Sì, ho chiesto la collaborazione soprattutto per rispetto degli orari, in modo tale che prima iniziano le fasi di despolettamento e prima non riusciamo a rientrare dentro casa. Raccomando a tutti di uscire entro le ore 10 dall'area rossa, raccomando a chiunque abbia dei problemi a contattarci con i numeri messi ovunque in città e anche sul sito istituzionale del comune. Raccomando a tutti anche di renderci partecipi qualsiasi tipo di problematica loro possono avere. Ricordo che durante le fasi del disinnesco dell'ordigno non sarà erogata acqua, luce e gas, quindi non sarà possibile avere queste utenze, e quindi invitiamo tutti assolutamente ad uscire di casa, ma tanto in poche ore si risolverà la problematica e poi si rientrerà normalmente a casa. Questa zona rossa che è stata suddivisa in 27 mini zone. In realtà sono 27 tra barchi e cancelli, ma abbiamo i volontari di protezione civile, hanno una cartografia in cui sono presenti alcune vie e tutti i numeri civici riferite alle vie distribuite tra i diversi volontari. Considerate che si riverseranno nella città di Formia ad iniziare da domani fino a domenica un totale di circa tra i 400 e i 500 volontari di protezione civile provenienti dalla regione Lazio, da tutta la regione. Quindi c'è stata questa allerta enorme perché riguarda una evacuazione di una zona molto molto popolosa, 16.000 persone non è uno scherzo, ma la cosa che ci ha preoccupato di più, non lo nego, sono l'evacuazione che ha riguardato l'ospedale Dono Svizzero e che ha riguardato la clinica Salus e quindi la clinica Sorriso sul Mare. Quindi sono le due fasi che ci hanno tenuto impegnati, ma anche tutte le persone che oggi non hanno l'opportunità, per esempio, di avere un'assistenza continuativa a casa, quindi persone che devono essere prese a casa e portate in luoghi dove possono stare e non solo su una sedia, insomma, persone che sono a letto. Ci stiamo occupando, grazie all'ausilio dell'ASL, anche di malati neoplastici, quindi insomma le persone fragili, lo dicevo, sono tra le 700 e le 800 persone. Sono previste circa 2-3 mila persone che saranno ospitate nei centri di accoglienza alla Molo Vespucci e nell'area del sito per giovani stallini. Sì, saranno allestite queste due grandi aree, una a Molo Vespucci e una al Geometra Tallini. Le aree saranno allestite dalla Protezione Civile, ci saranno le cucine da campo che provvederanno almeno un pasto caldo per tutte le persone, saranno distribuite appunto bottigliette d'acqua, ci saranno i volontari a quale poter fare tutte le domande. Noi stiamo anche cercando di allestire dei momenti anche un po' più di rilassamento, goliardia da parte di associazioni che ci vogliono dare una mano. In più la Confcommercio, e lo ringrazio, metterà a disposizione un allestimento di generi di conforto proprio qui a Molo Vespucci. Quindi insomma stiamo cercando di mettere insieme tutto quello che ci arriva. Sindaco, sono in allerta anche le forze dell'ordine per prevenire e soprattutto anche fronteggiare fenomeni di sciacallaggio, reati predatori che in queste circostanze si consumano abbastanza facilmente. Ufficialmente saranno chiuse il commissariato e la compagnia di carabinieri, però lei ha annunciato che il gruppo della Guardia di Finanza, vista anche la sua ubicazione fisica e geografica, sarà operativo. In realtà anche i carabinieri e la Polizia di Stato saranno operativi utilizzando la casa comunale e saranno comunque allertate le caserme fuori dal nostro comune. La Guardia di Finanza avrà l'opportunità di essere operativa, quindi forza dell'ordine diciamo al di là dell'area rossa, quindi forza dell'ordine che in realtà si trova abbastanza a un raggio d'azione
azione molto ampio e quindi essendo forza dell'ordine sarà quella deputata al maggior controllo, ma insieme sicuramente ai carabinieri e alla Polizia di Stato. Ringrazio il Questore perché veramente a tutti gli incontri ha sollecitato tutte le forze dell'ordine veramente a vigilare e a presidiare le vie interessate. Una considerazione finale riguarda i costi. Naturalmente alcuni oneri saranno assunti dalla Regione, dalla Protezione Civile Regionale, altri che sono circa per 100.000 euro dovranno essere assunti dal Comune di Formia. Lei ha dovuto anche rispondere, questa necessità c'era perché lo prevedono alcuni protocolli. Assolutamente sì, onere da parte della Protezione Civile e ringrazio la Protezione Civile per allestire questi centri a sue totale spese. Inoltre la Protezione Civile si sta adoperando per appunto far venire i volontari e sostenere i volontari anche per più giorni. Considerate che, l'ho detto, i volontari inizieranno ad arrivare domani e molti andranno via non domenica, subito dopo la chiusura delle fasi operative, ma lunedì, quindi insomma veramente uno sforzo notevole. Da parte del Comune uno sforzo altrettanto notevole, devo dire che abbiamo messo in campo tutte le nostre energie. Io mi scuso con tutti i cittadini che ovviamente non dipende da me, ma mi scuso per coloro che stanno subendo dei disagi, in particolar modo con le persone allettate, le persone che non vogliono uscire da casa perché appunto hanno paura di lasciare il proprio tetto. Io l'unica cosa che devo raccomandare è che sono state emesse, come dicevo in conferenza stampa, due ordinanze, una del sindaco e l'altra dal prefetto. E quindi è obbligatorio lasciare le proprie case, è obbligatorio andare fuori da casa domenica 5 maggio entro le ore 10 se si è compresi in quelle vie e quei numeri civici che sono appunto contrassegnati sul sito istituzionale del Comune.